Qui sono mischiati soldati e civili, si continuano a sentire spari da tutte le parti, e i civili sono molto sospettosi, non vogliono parlare con noi. Qui ci sono anche camion, carri, dormono tutti nei nelle cantine. Sentite le esplosioni, sentite. Sono grati, messi di grado. Sulla strada che porta a Bakhmut, questo è Chasiv Yar. Fino a qualche siamo venuti molte volte passando per questa strada. Fino a qualche tempo fa era relativamente sicura, ora non più. Qui sono morti, qui attorno alcuni giornalisti hanno trovato dei morti abbandonati nei cortili, nelle case. Questo è il luogo da dove i russi cercano di sfondare per accerchiare la città. Vedete, siamo in pieno, guardate, ecco, esce un carro armato, qui siamo veramente sul fronte, perché i russi cercano di accerchiare la città sul nord, cioè collegandolo verso Kostantinivka, sulla strada che porta verso Krematorsk. Quindi questo paradossalmente è più pericoloso addirittura qui che non in Bakhmut stessa. Dicono i soldati di non fermarci, cioè questo luogo preso di mira, per fortuna oggi nevica e questo ci aiuta col brutto tempo. Però ci dicono di non fermarci perché le macchine ferme sono chiaramente degli obiettivi più identificabili dai droni. Possiamo anche dire che non è particolarmente simpatico stare vicino a un carro armato che è qui davanti a noi. Comunque, e appunto, da qui i russi cercano di sfondare, sono da questa parte qua. Qui c'è un lago, qui tra l'altro è un posto abbastanza famoso. Qui un gruppo di bambini quest'estate è morto, erano qui a fare il bagno in questo lago e caddero dei mortai russi e alcuni di loro morirono, furono uccisi. Qui ci sono delle postazioni ucraine e ecco, i russi cercano di sfondare di qua e dall'altra parte, però soprattutto di qua. Qui siamo a Chasiv Yar. Bakhmut mancano ancora 4-5 chilometri. Tutti questi gruppi di case, vecchie casupole, fattorie, luoghi agricoli, ci sono soldati, dormono qua e poi vanno al fronte di Bakhmut. Si noti bene che negli ultimi tempi i russi sono entrati nella città, quindi la città si sta combattendo una battaglia urbana. Si pensa c'erano ancora tra le 5 e le 6.000 persone, a Bakhmut vivevano prima 70.000 persone. C'è una scuola colpita. Ancora gente con i carrelli. Let's go. No, we need someone in the house. Ecco, questa è una scena che abbiamo visto anche prima a Chasiv Yar nei villaggi. Ecco, però vedi, ci sono ancora civili, si vedono ancora civili. Okay, let's go to those people and let's see if we can go to their houses. Soldati. Ancora gente di Bakhmut che trasporta cibo. Ah, Alex ha I have 60 a helped to my friends. 50, 58, 58 anni, dice non vuole andare via perché ha i suoi animali, ha aiuti i suoi amici. And can you ask him, what do you think, the Russian will take the city or not? No. No? No. Bakhmut is the historical Il storico castello. Castle. Very old castle. Quindi vedete, sono più che altro anziani. Dice che qui c'è una scuola con dei bambini morti. Yesterday, qua c'è un gruppo di yesterday they want figlio della macchina. to help the cover. Adiyala cover, yes? Cover. Vedete qui a Bakhmut come si organizza, le poche case, qui in tutto questo palazzo c'è solo una persona. Che rimangono, hanno il cibo così disordinato, l'acqua,
che la Wagner cercava di prendere per fare anche, come dire, per dare forza a Prigozhin, al suo leader, a Evgeny Prigozhin, che in questo momento sta davvero cercando una carriera politica a Mosca, e volevano farlo come regalo. Bakhmut doveva essere la città conquistata, liberata dai russi, prima dell'anniversario del 24, del primo anniversario della guerra. In realtà non è così, ma però non è così, ma come avete visto dai nostri filmati, dal nostro racconto, qui c'è una battaglia feroce, le bombe ormai cadono ormai dovunque, tutti confermano che c'è un'intensificazione dei combattimenti, probabilmente questi sono gli ultimi giorni in cui noi della stampa riusciamo a entrare, oggi ancora i giornalisti sono entrati, ma davvero sta diventando molto complicato. E vedete come si vive ormai da mesi e mesi nelle case di Bakhmut. Qui stanno costruendo delle casematte. Qui stanno costruendo la linea di difesa, nel caso i russi tagliassero, questa diventa linea del fronte. E qui stanno già costruendo le nuove difese. Ecco, qui siamo tra gli alberi, è un po' meglio, infatti anche l'auto davanti a noi rallenta.